Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mantua Erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi, più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Questo programma è offerto da...
Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 35ª puntata in stagione di Sport Up, una puntata molto particolare in virtù anche degli ospiti che tra poco presenteranno virtuali, mettiamola così. Stiamo aspettando per l'appunto Lucio Paesani, quantomeno che i colleghi possano il più possibile lasciarcelo libero, perché sono già in ritardo di 5 minuti. Però va bene, noi accettiamo tutti con il sorriso. Intanto vado a presentare gli ospiti di questa serata. Vado a salutare il giornalista Roberto Dalti. Ciao Roberto. Ciao, ciao. Rivedo con piacere Massimo, che la scorsa settimana ci aveva lasciato da soli. Ciao Massimo, eccolo qui, l'anticipavo tu. Massimo Zanini, allenatore. Ciao Massimo, ciao. Buonasera a tutti, ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ti sentiamo bene adesso e dunque stiamo aspettando Paesani e Gabellini appunto, come vedete nella fermata. Sì, sì, ti vediamo. Stiamo aspettando per l'appunto Gabellini e Paesani che possano intervenire tra poco nei nostri studi virtuali. Gabellini è proprio lì nel locale di Lucio per capire insomma come si svilupperà questa trattativa che sta portando avanti lui con diversi imprenditori riminesi. Cercheremo di addentrarci un po' nei temi salienti di questi ultimi giorni, cercheremo sempre con voi di capire anche quello che sta succedendo nel pianeta Serie C. Comunicato ufficiale apparso oggi alle 19:15, uscito direttamente dal ufficio stampa del Rimini Calcio, che diceva per l'appunto che Rimini porterà avanti la propria battaglia attraverso il proprio legale per salvaguardare il diritto di rimanere anche nella prossima stagione in Serie C. Ovviamente facciamo il bocca al lupo, vedremo se sarà così nel proseguo di questa stagione, una stagione che si annuncia davvero molto particolare. I prossimi giorni saranno decisivi, se così vogliamo dire, per il Rimini. Cercheremo di capire la trattativa che sta prendendo sempre più corpo in questi giorni nell'ambiente biancorosso e cercheremo di capire quanto ci sia davvero di concreto. Intanto buonasera di nuovo a tutti voi, aspettiamo come sempre Gabellini e Paesani. D'altri, per quanto riguarda la Serie C, oggi sono arrivate anche penalizzazioni. Casertana, ho visto, Siena e ovviamente Catania, che sono le squadre che avevamo già anticipato qualche settimana fa con le situazioni più difficili. Sì, sì, sono i colpi di coda della stagione, sono gli strascichi della stagione e sono penalità che non arrivano a sorpresa, ma che secondo me ci riportano alla mente alcuni discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane, quando abbiamo detto ma bisognerebbe pensare a come cambiare i campionati, alla C2, alla C1, i gironi, il problema è sempre quello, cioè che purtroppo fare del calcio professionistico, specialmente in Serie C, è diventato difficilissimo e le società che riescono a starci a questi livelli non sono tante e purtroppo molte vanno ad incorrere in problemi economici, mancati stipendi, mancati versamenti dei contributi. Sono discorsi che conosciamo ma che ritornano sempre a galla purtroppo. Precisiamo una cosa, la Casertana aveva già detto che poteva incombere in queste penalizzazioni la società del Campana, la società Rossoblu, che ha un passato anche storico in Serie B, sta annunciando, scusate, anche il prossimo stadio che costruiranno in quel di Caserta, una società che si sta muovendo molto bene. Per quanto riguarda invece l'ambiente Rimini, Massimo, vengo subito su di te. Sarà difficile di programmare, come diceva anche ieri il responsabile del settore giovanile Aldo Righini, la prossima stagione, perché forse in questo momento, l'abbiamo detto anche nelle trasmissioni inerenti a calcio di rigore, quindi al calcio locale, si sta dimenticando soprattutto i settori giovanili che si sono fermati come tutto il calcio già da diversi mesi, però qualcuno si è sentito giustamente abbandonato. Assolutamente sì, il calcio, soprattutto quello giovanile, insomma, è quello che probabilmente in questo momento tutti non ne parlano, sono quelli che hanno il disagio maggiore e in questo disagio ci si mettono anche i responsabili, i vari responsabili, non solamente legati chiaramente a Rimini, ma i vari responsabili di tutto il settore giovanile, che in questo momento non devono capire, specialmente a Rimini, insomma, a Rimini è ancora più difficile perché sappiamo bene che è stato retrocesso senza giocare
e sai, c'è la possibilità di essere anche ripescato, ma in questo momento è difficile capire in quale situazione si ritrova, cioè se devi approntare un discorso di diciamo di programmazione professionistica oppure una situazione dilettantistica. La stessa cosa è dare le risposte alle varie persone, i genitori compresi, che in questo momento hanno delle problematiche. Poi dopo la difficoltà in quel di Rimini è anche contenuta la fuga di questi ragazzi, perché non scordiamoci che qualche anno fa, insomma, qualche ragazzino da Rimini è approdato in altre realtà, è diventato attore, ma non perché è andato in un'altra realtà, proprio perché in quel momento Rimini aveva creato dei giocatori veri, che purtroppo hanno avuto il loro miglior momento in altre realtà. Questo è bene che si sappia, è bene che soprattutto anche la Lega, che guarda solamente a volte i grandi, sarebbe molto meglio che guardasse quello che si dice sempre, no? settore giovanile, poi alla fine l'ammazzata più grossa che tu dai non è semplicemente i ragazzi della prima squadra, ma è a 70-80 ragazzi di tutto il settore giovanile, per cui molto difficile in questo momento dare un ordine di idee e un ordine prioritario alle situazioni che si possono creare. Senti, per quanto riguarda invece la biancorossa, no Roberto, non so se volevi aggiungere anche tu qualcosa sul discorso di Massimo e poi no, proseguo con le altre. Volevo fare una brevissima mini parentesi, una parentesina, cioè volevo dire i ragazzi del settore giovanile si svincolano e vanno via in caso di fallimento. In questo caso non c'è fallimento, c'è retrocessione, quindi rimangono tesserati, per cui sì, però, non si deve, è una grande verità, non vi sentite, ragazzi? Ecco, Massimo non ti sentiamo, non prova di uscire, ecco, prova a parlare, sì, ora sì, vai adesso, sì. Ecco, è giusto quello che dice Roberto, ma è chiaro che tu fai fatica a tenere un ragazzino che ha qualità a fare il dilettantismo quando a 20 km c'hai per esempio il Cesena e altri 50 c'hai il Pesaro o il Fano che sia, e in questo momento sai i momenti di gloria piacciono a tutti, quindi il ragazzino che magari riesce ad andare a studiare magari anche a Cesena è più facile che ti venga in società e ti dica: guardi, magari io vorrei andare anche da quelle parti. Quindi incoraggiare già un settore giovanile importante come quello di Cesena, se parliamo di Cesena, ma non c'è solo Cesena che fa la caccia ai ragazzi della Rimini Calcio, insomma, perché il lavoro negli anni, che sono stati pochi, comunque è stato fatto discretamente e chiaramente con tutte le problematiche che ben tutti sappiamo, cioè ricordiamo che non c'è mai stato un campo vero per ogni categoria, non c'è mai stato, quest'inverno sono stati sballottati a destra e a sinistra, la stessa cosa capitava per la prima squadra. Ecco, io quello che a volte ho detto è che Rimini manca di una sede, diciamo di casa propria, una casa sua, mi viene da dire casa sua. Roberto, penso che sei d'accordo su questa analisi di Massimo. Abbiamo voluto, intanto che aspettiamo Lucio e Roberto Gabellini, fare anche un appunto su quanto dichiarato ieri attraverso il collega Luca Filippi su Corriere Romagna da Aldo Righini. No, io intanto preciso, non è che volevo contraddire Massimo, volevo solo far capire più che a noi, magari a chi ci ascolta, che in caso di fallimento della società tutti i tesserati sono svincolati, compresi quelli del settore, cioè due anni fa quando il Cesena era fallito, in realtà i ragazzi, quelli veramente bravi, erano già stati ceduti prima, quindi non è che ci fosse rimasto, diciamo così, i gioielli, però tutti si sono svincolati automaticamente. In questo caso la società non è fallita, però dice bene Massimo, è chiaro che quando tu puoi avere il professionismo a 150-200 km è un conto,
perché magari ti devi allontanare dalla famiglia, eccetera. Qui il professionismo, se vogliamo, ce l'hai quasi dietro la porta, perché effettivamente Cesena è vicino, anche Ravenna poi non è neanche poi così tanto lontano, Pesaro è vicino, quindi quello che dice Massimo è giusto. E Imola è vicina, sì sì, certo, bisogna sperare anche nel senso di appartenenza, nel senso di voglia di rappresentare il Rimini o rappresentare quella maglia lì. Poi certamente io non posso e non voglio neanche pensare che se il Rimini veramente rimanesse in Serie D, vabbè, adesso c'è il ricorso, però facendo l'ipotesi peggiore che il Rimini effettivamente restasse in Serie D, non voglio pensare che ci resti chissà quanti anni. Io credo che, anche senza fare le follie, però l'idea sia quella di provare a risalire, dai. Allora, prima di addentrarci poi con Roberto e con Lucio nel discorso inerente al futuro del Rimini, cerchiamo anche di capire ulteriori cose per quanto riguarda questa serie di punti. Una parola fine, smetterla, no? Intanto sento un rimbombo, pregherei a qualcuno di voi, se ha l'audio acceso, di spegnerlo. Ok, grazie. Per quanto riguarda questa Serie C di questa stagione, sicuramente la parola fine la dovremo mettere. Allora, volevo capire anche con te, Roberto, playoff volontari, è stata già forse la prima stupidaggine che abbiamo visto in atto, perché due squadre, se non erro, passeranno il turno senza neppure giocare le partite. Per quanto riguarda i gironi dei Rimini, l'unico playoff sarà San Benedettese e Padova. No, ma io poi, guarda, adesso non voglio innescare, Roberto intendevi me, perché non voglio rubare una risposta a Gabellini. Da poco vado a salutare Gabellini, vai avanti che da poco a salutare. No, io, guarda, l'ho già detto, adesso poi non voglio fare una polemica nei confronti di chi non c'è, però sinceramente mi nasce spontanea la polemica, cioè mi esce da dentro, non riesco a tenerla, perché io ho sentito parlare in questi mesi da Gravina, da Ghirelli, dallo stesso Sibilia, da tutti, che bisogna rispettare le regole e i campionati devono finire come sono stati programmati, e poi arriviamo al fatto di dire, ah beh, ma ci sono i playoff volontari. Beh, allora io dico, se il mantra, cioè la frase ripetuta quasi in modo ossessivo è stato rispettare le regole, i playoff non devono essere volontari, e qui io ci rimango molto molto perplesso, però vabbè. Beh, abbiamo visto il regolamento attuato per quanto riguarda al punto la ripartenza o meno del campionato, il solo svolgimento dei playoff e dei playout. Per un attimo avevano illuso dovere per quanto riguarda il blocco delle retrocessioni, poi alla fine le ultime in classifica sono retrocesse di diritto. Secondo loro, abbiamo visto che c'è stato solo un enorme caos, se così vogliamo dire. Allora, andiamo ad annunciare gli ospiti di questa serata. Ringraziamo per l'ausilio, ma soprattutto anche per l'assistenza tecnica. Ciao a Roberto Gabellini e a Lucio Paesani, che vediamo in questo momento inquadrati. Ciao Lucio. Ciao. Ciao. Buonasera a tutte e due. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Ciao Roberto, anche a te. Buonasera. Allora, ditemi quando possiamo partire, che vi do ancora qualche secondo per sistemarvi e poi arrivo subito su di voi, se volete. Massimo, volevo anche un tuo parere per quanto riguarda appunto quanto detto da Roberto, playoff, playout, c'è stato davvero un gran caos. Ma sì, il caos è ormai di questo anno, diciamo così, fra punti di penalità che sono arrivate dopo che il campionato ormai è finito, e quindi non si sa neanche quando questi sconteranno la penalità. E Rimini, l'abbiamo già detto, insomma, è stato cacciato da questa categoria senza neanche giocarsi le proprie carte, e quindi è molto difficile. Ma ricordiamo che ci sono anche 3-4 squadre di Serie B che hanno grosse difficoltà, e quindi prima tu dicevi, Emanuele, che la Casertana che si sta diciamo sta cercando di fare uno stadio nuovo, ma a chi lo fa? A chi lo fa se queste sono le problematiche? Cioè, voglio dire, sarebbe bene che magari lo facesse magari il comune di Rimini, ecco, mi viene da dire questo.
e tra poco ne parleremo. Allora, andiamo a salutare subito gli ospiti di questa serata. Ben ritrovato a Roberto Gabellini, ma soprattutto benvenuto a Lucio Paesani. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, buonasera. Allora, Lucio, io Lucio ti accoglierei con diciamo quello che usiamo fare noi in Sport Up, ovvero metterti sul piatto la tua più grande passione, che è ovviamente il Rimini Calcio. Ho visto in questi giorni, curiosando sulla tua pagina, un tema che avevi fatto da bambino nel narrare la tua prima partita vista, correggimi se sbaglio, del Rimini. Allora, dimmi qualcosa in più, come nasce questa passione? Allora, quel tema lì nello specifico è di un mio caro amico con cui ho diviso anni e anni in curva, che si chiama Claudio Nicolini, e raccontava, se non sbaglio, di un Forlì Rimini. La mia prima partita, perché all'epoca andava di moda farlo a scuola, si faceva il tema, la mia prima partita a Romeo Neri, la mia prima fu un Rimini Asti 2-2 con Arrigo Sacchi in panchina. E come nasce la mia passione? Io abitavo nel Borgo San Giovanni, dietro la chiesa, e da piccoli, siamo negli anni 80, i primi anni 80, la passione del calcio ce la dà la vittoria del Mondiale, Paolo Rossi, e tutto quel bellissimo ricordo che è Spagna 82. A settembre io facevo la seconda elementare, si torna a scuola e si inizia a giocare a pallone. Poi a scuola erano le Tonini di via Brighenti. Il parco, il campo era il parco Cervi, che stava a metà tra la scuola e la casa, e tutti i pomeriggi si giocava. La domenica non si giocava con gli amici, perché era un giorno dove c'era la messa la mattina e il pomeriggio si stava in casa, quello era la nostra. Io giocavo con mio fratello in giardino e sentivo questi tuoni che arrivavano, questi boati che sembrava il terremoto, e mi ricordo ancora il primo che dissi: ma cos'è? E mio babbo mi spiegò che era il boato del Romeo Neri, perché aveva fatto gol a Rimini. Mi incuriosì sta cosa, anche perché la mia era una famiglia di 6 persone, i miei hanno sempre lavorato, debiti lavoro, quindi non è che ci fossero soldi da buttare via. Per andare in sé allo stadio sicuramente, da pagare 6 biglietti, e quindi per qualche anno, sicuramente 1 o 2, le partite del Rimini le ho vissute con l'orecchio al boato, con un orecchio e l'altro orecchio alla radiolina. Era un calcio romantico, se vogliamo, almeno oggi che vedo giocare con gli spalti vuoti e retrocedere una squadra che non ha giocato 11 partite, ho la nostalgia di questo romanticismo. Dopodiché sono arrivato in quinta elementare, lì i miei genitori hanno dovuto cedere, e mi hanno portato finalmente allo stadio, quello che dicevo prima, e nella finale dei giochi della gioventù, che si svolgevano, la finale si svolgeva nell'antistadio del Romeo Neri, nel campo che sta dietro la curva ospiti, si giocò questa finalissima scuola elementare Tonini, che era la mia, contro Maestre Pia, e vincemmo con 2 miei gol. Lì c'era Varliero, che era un allenatore del Rimini, che era lì in funzione di osservatore, mi convocò, insomma, e iniziai a giocare nel Rimini. Ho giocato dai 10 ai 16 anni, poi mi sono rotto un ginocchio, quindi non ho più giocato, e sono passato la curva, sono stato un ultras del Rimini per tanti anni. Poi sono cresciuto, ho iniziato a fare il mio lavoro, ho aperto le mie aziende e sono diventato uno sponsor. Quindi diciamo che calciatore, ultras, tifoso da distinto, da centrale, sponsor, il percorso l'ho fatto completo. Hai fatto tutta la trafila completa. La cosa più bella, e poi concludo, sta nel fatto che secondo me oggi abbiamo un bisogno pazzesco di comunità e di valori condivisi davanti a una modernità che a me non piace, che ci vuole chiusi in casa, ci vuole ordinare la cena via delivery, ci vuole fare gli acquisti su Amazon, che vuole far chiudere tutti i negozi e farci diventare tutti delle amebe che stanno sul computer, con tutto il rispetto di questo mezzo che sto usando anch'io adesso, ma la mia socialità è un'altra, e spero di poterla trasmettere ai miei figli. Quindi in questo discorso qui, io oggi ancora vado allo stadio dopo 35 anni e rivedo quei bambini, che ormai c'è anche chi è arrivato a essere nonno, alcuni sono quasi tutti genitori,
è forse la più grande dimostrazione di comunità che abbiamo in questa città, la più trasversale, no? Che ci unisce al di là delle differenze di vedute, di pensiero, di appartenenza politica, se ancora se ne può, si può definire così. Il bianco rosso ci unisce a tutti. Ecco, oggi secondo me la sfida che i tempi ci mettono davanti, veniamo da un decennio con due crisi, una la più grande della storia dell'umanità, quella che inizierà o che è già iniziata e quella che gli ruba il posto a quella di prima, una pandemia nel mezzo, se non basta per stringersi attorno e tornare ad essere comunità, non so cosa dobbiamo aspettare. Bello, bello questo messaggio, sono d'accordo con te e mi riallaccio anche al discorso che hai fatto per quanto riguarda il calcio andato, perché il calcio che è adesso, anche travolto dalle pay TV, toglie quella magia che una volta era, quando non si usava andare allo stadio, ascoltare la radiolina per sapere il risultato della partita. Ricorderemo tutti la trasmissione, tutti il calcio minuto per minuto, o comunque quando veniva commentato semplicemente, tornando ai tempi dei nostri nonni, il secondo tempo di un match. Roberto Gabellini, accogliamo scusa come una ventata di progresso l'arrivo del televideo con la pagina 2.17 che ci ha inchiodato. Sì, sì, è vero, era diventata una consueta tradizione. Roberto, chi meglio di te ci può presentare un attimo Lucio, anche per il discorso che andremo ad affrontare tra poco, ovvero che io ho definito speranza futura. A te la parola, Roberto. Io spero che tu non sia come altri tuoi colleghi, visto che coi ricordi eccetera mi fai piangere Lucio Paesani, non vorrei, no? Nessuno può far piangere un uomo, no? Solo il nostro presidente si è commosso dopo che ha preso la batosta. Ma io, Lucio Paesani, l'imprenditore, poi l'ha spiegato da una vita, oltre al Coconut, altre attività, poi soprattutto è specializzato negli eventi e nell'aggregazione delle persone, cosa che è difficile negli altri settori, eccetera, trovare persone che in un momento di crisi come questo comunque non perde il suo tempo e cerca da tifoso di creare una specie di processione di imprenditori che possano dare una mano alla Rimini Calcio, che è stata così penalizzata così in maniera così grande, purtroppo a causa di un governo che con quel decreto che i politici riminesi e anche i tecnici non hanno saputo interpretare e neppure leggere. Quindi fare la confusione, creare il caos, gli allarmismi, le vergogne dopo questo, per non aver letto il decreto del governo giallorosso, e sicuramente il loro intervento è arrivato in maniera tardiva. Avrebbero dovuto leggerlo e capire che sotto perché il Rimini era ultimo, il Rimini non era primo in classifica, quindi avrebbero dovuto studiare eccetera e vedere attraverso le loro amicizie al governo eccetera di aggiungere una piccola postilla a quell'articolo 281 nel quale si diceva che prima di tutto si devono guardare le situazioni e le condizioni della società. Una società sana eccetera non può essere penalizzata. Per il resto, Daniele, a te e agli altri colleghi la possibilità, insomma, di chiedere a Lucio come stanno le cose. E io so che sta per arrivare 3, 4, 5 milioni, quindi non c'è nessun problema per fare una società pimpante. Cioè, l'ho detta la puttanata, no? Lucio, allora io partirei da te. Diciamo che anche attraverso quello che hai scritto su Facebook si è capito appunto che ti sei mosso già da parecchio tempo per poter cercare degli altri imprenditori, soprattutto in quelle di Rimini, che possano dare una mano al presidente Giorgio Grassi. Partirei con la notizia però più importante forse, che va a precisare, a rafforzare anche la posizione di Grassi in questo momento. Volevo chiederti se tu hai avuto modo di parlare con Giorgio Grassi in questi giorni, se ti ha fatto capire appunto che la sua posizione è stata rivista rispetto alle affermazioni rilasciate una settimana fa, se lui continuerà in questo progetto con voi oppure si defilerà. Volevo capire anche se avessi avuto modo di sentirlo. Io il presidente Giorgio Grassi l'ho incontrato prima che uscisse la vergognosa sentenza che è uscita lunedì scorso, e l'ho incontrato perché penso che comunque al di là degli errori
che tutti noi commettiamo tutti i giorni, perché non esiste chi ne è esente. Giorgio Grassi ha usato i suoi di soldi, non ha usato né quelli pubblici né ha usato i suoi soldi, e ha sbagliato con i suoi soldi. Allora io parto da una considerazione facile. L'ultima aggregazione di imprenditori attorno alla Rimini Calcio fu quella fatta dal presidente Amati, mi sembra nel 2010. C'erano anche un buon numero di aziende intorno. Avete provato a chiedere a quelle aziende se sono contente del ritorno che hanno avuto dall'esperienza Rimini Calcio? Io sì. Sì, anch'io. È stata un'esperienza pessima. Perché è stata un'esperienza pessima? Perché insomma, è costato molto e non ha portato sostanzialmente a nulla. Allora quello che io dico è, nel momento in cui io ci metto la passione dell'ultras per trovare gente che non ha la mia stessa passione, ma ha risorse, ha aziende, se viene a mancare anche Giorgio Grassi, primo, il mio progetto non diventa più l'aiuto, perché ricordiamolo, perché io sono una persona che se ha un difetto è quella di apparire meno e fare meno di quello che è. Mi spiego meglio, ho fatto la pagina Facebook da 3 mesi, ho lasciato che parlassero gli altri per 10 anni. Cosa voglio dire? Voglio dire che non mi piace fare i proclami, ma perché? Perché vivo a 100 metri dallo stadio, lavoro qui al porto tutti i giorni, quindi parlo a ragion veduta. Quello di aiutare Rimini è una cosa che io ho sempre fatto, che il presidente si chiamasse Bellavista, Matti o Grassi. Certo è che se Grassi oggi si ritira, il mio aiuto diventa inutile, perché il mio obiettivo è un minimo di 100.000 euro, un massimo di 300.000 euro. Poi al massimo non si pone mai fine, ma il mio massimo è calcolato sulle mie esperienze, sulle mie conoscenze, su un obiettivo massimo che mi sono dato, perché potrebbe essere raggiunto. Però non sono mai il milione, gli 800, i 700 che servono per fare un progetto serio in Serie C. Allora, io non penso che quello che manca al presidente Grassi siano i soldi. Penso che il presidente Grassi, da questa esperienza col calcio, cercava un qualcosa che non ha trovato, lui per primo. Poi noi tifosi di conseguenza, ma lui per primo sicuramente. A Grassi ho detto, se tu ti dimetti, che atto simbolicamente davanti all'ingiustizia, ma se ti ritiri, fai l'errore più grosso che di quelli che ti vengono fino ad oggi addebitati. Perché? Perché i soldi se li hai messi veri, e chi mette i soldi veri per una cosa che non è solo la sua ma che è di tutti come Rimini, non può uscire di scena in questo momento qui, si deve uscire da vincente, e per uscire da vincente va impostato il lavoro in maniera diversa, va condiviso, va fatto quello che io con uno slogan dico, il passaggio da lì al noi, che non è solo una questione di soldi, è una questione di supporto, di sentire, ecco, diciamo così. Poi Grassi, l'ho risentito, perché è stato fuori Rimini ieri e oggi, e insomma mi sembra che questo gli abbia dato, forse lo vedrò domani, ma quindi prima di dire altro voglio insomma vederlo a quattro occhi, ma al telefono ho visto una persona che ha avuto piacere della solidarietà umana che gli ho manifestato e della volontà di aiutarlo, ma di sicuro non penso che sia io con questa colletta che cambio la realtà delle cose, insomma è più una questione umana che non economica. Però poi 300.000 euro, averli o non averli, sicuramente niente non sono, ecco questo. Guarda, con quella cifra lì ti faccio una battuta, ci puoi pagare il ripescaggio e ci puoi garantire anche, comunque se non erro, aiutami Roberto, parte di una fideiussione. Però Lucio, voglio capire una cosa, il tuo supporto serve soprattutto, no, il tuo aiuto, chiamiamolo così, serve soprattutto è un aiuto gratuito.
Io non ho chiesto né quote né nulla. Ho chiesto quello che chiedo nel mio manifesto, cioè un'impostazione diversa e patti chiari, amicizia lunga. Cosa significa? Che io sono abituato così nel mio lavoro. La Rimini Calcio vive di quattro componenti. Una che ritengo fondamentale, che sono i tifosi, che vanno gratificati il più possibile, ma vanno anche responsabilizzati, che non vanno mai umiliati. C'è una seconda componente che è l'attuale proprietà, ed è Giorgio Grassi, che è giusto, ma è giusto come spot per la Rimini Calcio, che raccolga le gratificazioni che qui fino ad oggi ha avuto solo in parte. C'è una componente di nuovi che vanno avvicinati senza spaventarli, perché la voce che gira è che col calcio ci si fa male. Quindi non possiamo chiedere né fiducia in bianco né un impegno totalizzante. C'è gente che è disposta a fare una colletta da 20.000 euro a testa, da 10.000 euro, quello che sarà, ma magari non è interessata a entrare in società. Quello che dico io è la mia vuole essere una costruzione, e una costruzione non può prescindere dai conti in ordine, cosa che Grassi ha dimostrato di saper mantenere, e non può prescindere dal rapporto con la città e dal fatto che la fiducia che alcuni daranno a questo progetto deve essere in qualche modo ripagata, se non altro in termini morali. Perfetto, è perfetto. Infatti, proprio quest'ultime tue parole, il discorso si capisce benissimo, voglio interpellare Roberto D'Altri, Roberto Gabellini e Massimo Zanini. D'Altri, inizierei da te. Nel discorso di Lucio, sintetizzando, oltre all'aiuto che giustamente daranno al presidente raccogliendo i soldi tra imprenditori riminesi, si vuol creare un feeling, quel feeling che è mancato in questi anni, Lucio prima giustamente sottolineava, tutti quanti sbagliamo, in primis anche il presidente, quel feeling che diciamocela tutta, non c'è mai stata tra tifoseria e gestione Grassi, presidente Grassi. Io credo che questo sia un punto fondamentale per la ripartenza, perché se hai la città, la tifoseria dalla tua parte, come diceva Lucio, hai comunque i conti in regola, non ti rimane altro che proseguire il calcio in città. E questa è la ricetta giusta ad altri. Scusa se ti interrompo, Daniele, però quello che volevo dire per concludere è sì, Grassi hai preso il punto, ha sbagliato lì. Di persone più brave a fare quello ne possiamo trovare intorno a Roma Nera un migliaio. Un attimo, vediamo se riusciamo a ripristinare, ok? Siamo? Sì. Voglio dire, di persone che sanno cos'è Rimini e lo sanno da subito, come lo posso sapere io, ce ne sono mille a Roma Nera, no? Sono tutti tifosi, esatto. Come me. Ma con me o mille come me basta, non si fa la Serie C. La Serie C sì, purtroppo bisogna anche e oggi, lo ripeto, non è io non faccio l'avvocato di lavoro e non sono qui a fare l'avvocato di persone di Giorgio Grassi. La mia è semplicemente una presa di coscienza della realtà. Stiamo vivendo una crisi che si manifesterà in tutta la sua gravità, che qualcuno ancora o fa finta o non ha coscienza, e in quel momento lì insomma il calcio poi passa in secondo piano quando c'è una crisi economica vera. Oggi sarebbe una cosa deleteria perdere Giorgio Grassi. Gli errori si correggono, i soldi non si trovano. Lucio, ti faccio capire la politica nostra, perché il tuo discorso mi trova d'accordo e posso testimoniarlo anche i tifosi. Noi abbiamo cercato sempre di far capire una cosa anche durante un periodo non felicissimo per il Rimini, a prescindere dalla situazione se il Rimini sarebbe finito in Serie D o avrebbe confermato la Serie C. Quello che abbiamo detto ai tifosi è sempre quello di accettare Grassi in questo momento, se poi in futuro ci saranno degli imprenditori seri che possono portare avanti il calcio in città, ben vengano, ma al momento non c'è nessuno. Daniele, ti chiedo scusa, forse non sono stato, parlo molto ma delle volte non sono chiarissimo. Questo non vuol dire che il prossimo campionato deve essere uguale a quello agli ultimi due. Mi spiego meglio. Grassi da un altro punto di vista ha manifestato piacere per questa vicinanza che gli abbiamo manifestato,
ma ha dato la sua disponibilità a giocare di squadra, quindi non più io. E nella mia visione, come dicevo che ai miei, ho detto subito, guardate che qui non è che con 10.000 euro decidiamo il mercato, esatto, l'allenatore o il direttore sportivo, ma non lo dico solo per me, lo dico perché i progetti che funzionano vivono sulle deleghe chiare, perché sulle deleghe chiare, sui patti chiari può andarti male un anno, ma secondo va bene. Cosa voglio dire? Che la gestione sportiva deve essere coordinata da un management sportivo. Io sono un tifoso, non sono un manager sportivo. Grassi è un imprenditore, è un tifoso, per come l'ho conosciuto nell'ultima settimana, perché ho capito che la sua è passione sincera, ho capito che la sua commozione è commozione vera, perché lo capisci parlandoci con le persone. Quindi questo non vuole dire che Grassi continuerà a, Grassi dagli errori ha capito e ha fatto delle aperture importanti che già testimoniano la voglia di cambiare registro, quindi io prenderei questo come dato. Non so se ero stato chiaro prima. No, è perfetto, amplifica il discorso che avevi fatto prima. Roberto D'Altri, vorrei anche il tuo parere, poi vado a Massimo e poi a Gabellini. Vai, Roby. Ma io non conoscevo Lucio Paesani, quindi mi fa piacere vederlo e ascoltarlo questa sera. Mi sembra una persona molto pratica, molto concreta, molto pragmatica. E allora io ci metto quel pizzico di romanticismo, forse, che non ci ha messo lui. Mi sembra che lui voglia far scattare la scintilla d'amore tra Rimini. Io sono un romantico, io sono un passionale, però... Allora non avevo capito io. Vabbè, però mi sembra che lui vuole far scattare la scintilla d'amore fra il Rimini e la città, che poi non è tanto con il Rimini, perché sono convinto che Rimini, la sua squadra, la ami. Purtroppo non è nato l'amore fra Rimini e Grassi, il quale, bisogna dire la verità, come ha detto Paesani, non è che non ci abbia messo del suo, ci ha messo del suo, questo bisogna riconoscerglielo. Poi a volte magari quello che ci ha messo non è stato impiegato bene. Credo che l'idea di fondo sia giusta, cioè creare un gruppo tale, una situazione tale che non ci sia più questa spaccatura, cioè Grassi da una parte e la città dall'altra, ma coinvolgere di più la città. A questo proposito io voglio fare una domanda a Lucio, che è questa qui. Questa idea che state portando avanti, cioè di catalizzare un certo numero di persone, di aziende, eccetera, è legato ad una categoria oppure no? Cioè, nel senso, se Rimini torna in C, parte questo progetto, oppure categoria, che sia una che sia l'altra, non fa differenza? No, l'amore non ha categorie. Forse le cordate che venivano da fuori sono sensibili alla categoria. Noi non dobbiamo né fare i palazzinari, né... Noi dobbiamo prendere atto che il mondo è cambiato una prima volta nel 2010 e sta cambiando purtroppo una seconda volta adesso. Adesso è la presa d'atto di questo che ci invita, visto che abbiamo, almeno è una nostra visione, una coscienza di una determinata realtà, a dare un segnale, perché è nei momenti difficili che il segnale è più importante e vale di più. Allora, se questo discorso l'avessi fatto 5 anni fa, anche il mio contributo sarebbe stato più alto, ma non è importante tanto il contributo. I soldi si fanno, si spendono, si perdono, si riguadagnano, non sono la stella polare della mia vita, anche se servono, soprattutto per fare calcio. Ho chiaro il senso romantico dell'ideale, forse no, è troppo. Questo è il momento di metterlo in pratica, ma per metterlo in pratica poi devi essere pragmatico, perché se scoppi la gente, ripeto, ho fatto l'esempio in apertura, come è stato fatto l'ultima volta, ho un amico, mi dai una mano, va alla larga che ho finito ieri di pagare, ma rispetto. Abbiamo bisogno di esempi positivi, no? Perché dopo è facile parlare, ma la realtà delle cose è che oggi i soldi sono pochi e il 35% delle aziende o ha chiuso o non riapre. Esatto.
sono molto pochi, ragazzi. Ci vuole Roberto, e io ne ho molto, delle volte ne ho troppo, ma ci vuole anche il realismo, perché il cuore senza realismo è uno sport che non produce risultati. Massimo Zanini, no, e poi vado solo per Gabellini. Massimo. Intanto saluto Lucio, che non lo conoscevo nemmeno io, però mi era stato un po' descritto e presentato da altre persone, a lui care e a lui vicino. Però io sull'aspetto economico non voglio e non posso intervenire, mi occupo di altro, e quindi dico, lo slogan che è partito Lucio era Rimini per Rimini, se non sbaglio. No, il mio era, è stato detto una cosa, da io a noi, da io a noi. Ecco. Ecco, ma, e invece io dico, ma non sarebbe meglio Rimini e riminesi? Perché è la stessa roba, perché io in questo momento sto parlando di imprese riminesi e di persone, ecco, riminesi. Invece io parlo di calciatori. È una cosa. Quindi, guarda, a me quando Scott Carlotti mi ha detto una sera qui al Coppola, quello che ha provato facendo gol al Cesena, io lo posso capire, voi lo potete capire, Scott Carlotti lo ha vissuto, è stato un fortunato, ma lì sta la chiave, voglio dire, però oggi è inutile, noi oggi abbiamo da costruire un grattacielo e abbiamo un campo, dovremmo iniziare dalle fondamenta, dalla chiarezza, dal non scottare o scontentare chi si avvicina, e sopra quelli andare a fare altre file di mattoni. Poi quando sette anni un settore giovanile che tu rifondi dai primi frutti dopo sette anni, no? Un albero che ci mette un sacco, è chiaro che dobbiamo vivere di territorio, e nel territorio ci sono anche i nostri giovani che devono praticare lo sport e che devono essere al calcio. Mi sembra che l'ultima gestione, quella di De Meis, qualcuno lo abbia portato tra Serie A e Serie B. Mi sembra che Sensi, no? Era da queste parti qui che faceva le giovanili. Quindi si può tutto, un passo alla volta. Oggi è scoppiata una bomba atomica su Rimini. Prendiamo la forza che questa ingiustizia ci può dare, e poi nel mio manifesto, scusa se, c'è anche il coinvolgimento di altre cose come l'amministrazione comunale, esatto, perché anche quella è importante, non può arrivare sempre alla fine. Sono d'accordo. Roberto Gabellini, io volevo interpellarti qui, abbiamo visto anche per l'appunto il movimento creato da Lucio, e speriamo appunto che si possa risolvere tutto in maniera positiva, che Grassi rimanga ovviamente fermo al suo posto. In tutto questo, sai che io ti amo quando inizi a parlare soprattutto di politica mescolata un po' al calcio. Dagnasse Brasini, cosa dobbiamo aspettare? Ma oggi come oggi devono comprendere che se non cambiano rotta è difficile che certi progetti possano andare avanti. Innanzitutto, poi lo dirà Lucio, innanzitutto poter fare una tribuna, la curva dietro la porta, perché vorrebbero dire 5-6 punti in più in un campionato. La gestione per 30 anni alla società dello stadio, e quindi trasferire la pista di atletica altrove, il progetto c'è, però non dobbiamo metterci 20 anni per farlo. E quindi cambiare completamente passo, e se l'amministrazione comunale, che fino ad oggi non ha mai consentito ai privati di poter usufruire dello stadio se non per giocare la partita, vediamo come è messo il campo, no, nonostante sia stato realizzato 4 anni fa, non sono riusciti assolutamente a tenerlo quindi deve assolutamente l'amministrazione deve essere più presente, dare una mano sotto questo punto di vista alla società, perché in quel modo verrebbe sicuramente valorizzata. E poi è importante non andare in Serie D per non perdere il patrimonio giovanile, perché restando in Serie D tutti i giovani, vedrai che cercheranno di accasarci, sono liberi magari a Cesena, a Ravenna, a Fano, a Pesaro, e quindi questo non dobbiamo assolutamente perderlo, perché le premesse per far bene nel settore giovanile ci sono, e
anche, di questo anche Massimo mi può dare sicuramente ragione, e si possano avviare degli investimenti con gente del posto, perché ovviamente sarebbe meraviglioso se Rimini potesse avere una squadra professionistica con più riminesi che vestono la casacca biancorossa. Tra l'altro, Roberto, ti dico che chi oggi ha visto il campo dello stadio Romeo Neri mi hanno detto che è tutto da rifare, eh? Quindi questa non è una notizia positiva assolutamente, ma l'aveva già fatto notare tra l'altro Petrone a fine dello scorso campionato, se ti ricorderai bene. Sì, ma hanno speso dei soldi per sistemarlo, l'hanno rovinato di più. Invece un campo in sintetico dovrebbe durare come minimo 20 anni, e però ovviamente ogni 6 mesi va sistemato. Sì, l'erba sarebbe la cosa migliore, anche perché il fondo del Romeo Neri drena benissimo, e quindi probabilmente quando l'hanno costruito nel 1933 c'erano degli ingegneri più preparati di quelli attuali. Comunque, se si vuole fare un sintetico perché possano giocarci più squadre, o meglio più squadre, più anche i giovani eccetera, è importante che venga fatto bene. Poi la Gaiofana, anche lì è un progetto che deve andare avanti, e se non portiamo avanti la Gaiofana anche per il settore giovanile diventa difficile. Sappiamo che il Buongrassi spende 100.000 euro all'anno solo per pagare gli affitti per i campi, per far allenare le squadre, e questo non è ammissibile per una società professionistica. Quindi l'amministrazione può fare, deve fare, e non dimenticarsi di fare le cose basilari, perché se si è tutti uniti si possono raggiungere dei risultati. Se ognuno va per il suo, e allora ci siamo. Beh, in questo caso, se vogliamo trovare un motto anche a quello che ha scritto Lucio, l'unione fa la forza in questo caso, se lo vogliamo aggiungere a quello... È imprescindibile, perché come diceva Roberto, se noi iniziamo da quel disavanzo che mi sembra quest'anno si attesti sui 600-700.000 euro, sì, e il disavanzo da ripianare, che è figlio anche di scelte tecniche, perché se paghi 3 allenatori, se paghi, voglio dire, quindi una gestione sportiva che fa delle scelte e le giudica poi con i tempi giusti che vanno giudicate, è più economica, e si può fare una gestione sportiva più economica. Dall'altro canto iniziamo a togliere 100.000 euro di affitti, iniziamo a far produrre allo stadio della ricchezza, delle nuove risorse da reinvestire nel calcio, avviciniamo qualcuno come sto facendo io, diventa meno difficile mantenere la Serie C, che ricordiamolo, il campionato l'unico che ti costringe al disavanzo. Quindi tu hai garantito quello, poi puoi solo migliorare. Quindi il mio discorso, ripeto, oggi non lo posso fare completo in tutte, non è naturalmente una colletta e fine, è un discorso che ha una prospettiva di 3-4 anni. Adesso la stiamo ragionando, affinando. Sto parlando di una cosa che ancora va completamente condivisa. Certo, è importante che ci sia il riavvicinamento di imprenditori riminesi alla squadra, come desiderava appunto la tifoseria e la città di Rimini. Roberto Gabellini, ti concedo anche a te una domanda per Lucio, e poi riparto con il giro iniziando proprio da me. A te Roberto la parola. Io voglio chiedere a Lucio che sarebbe opportuno che questi imprenditori pensassero di fare la copertura dei distinti, perché la gente fa fatica a venire allo stadio sotto la pioggia eccetera, quindi non dovrebbe essere una spesa folle. Certo è che la società, l'amministrazione deve dare tutte le possibilità alla società di poter fare questi investimenti per migliorare lo stadio in tutti i suoi settori. Penso che negli obiettivi di Lucio ci sia anche questo, cioè rendere gradevole venire allo stadio. Non è che io ho inventato l'acqua calda, mi sembra che Giorgio Grassi, appena arrivato a Rimini, aveva chiesto lo stadio in concessione proprio per fare, mi sembra che fu lui a parlare di copertura degli distinti. Sì, 4 anni l'amministrazione non si è mossa. Sto dicendo che nel mio manifesto un ruolo fondamentale ce l'ha l'amministrazione, perché deve dare una dimostrazione, come la stiamo dando noi piccoli imprenditori. Voglio dire, io non sono il direttore generale della Fiat o
no? Sono un piccolo imprenditore, come se ne sono altri, disposto a credere nella comunità riminese, e se sono disposto io, chi più di chi la sta rappresentando ci deve credere, chi, no? Sono i primi che devono seguire, certo, questa cosa. Quindi anche questo, secondo me, è fondamentale che ci siano, ripeto, patti chiari e amicizia lunga. Io voglio sfatare sto tabù che gli imprenditori riminesi sono sordi, ciechi e muti dinanzi alle esigenze del sociale, perché non è così, perché ci sono aziende che lo fanno di nascosto, ci sono aziende che non pubblicizzano né la beneficenza, che forse da un punto di vista diciamo è anche bello non pubblicizzarla, ma c'è chi dà finanziamenti, chi fa donazioni, chi fa cose e non lo dice perché c'è la paura a dire, ad apparire. Questo è il male culturale della città, dove se ti elevi così, e io ne so qualcosa sulla media, iniziano le randellate da tutte le parti. Ecco, qualcuno, ed era il professor Zamagni, se non sbaglio, una quindicina d'anni fa, disse: Rimini manca di classe dirigente. Per classe dirigente intendo quella borghesia che in tutte le altre città prende coscienza della sua natura, del suo ruolo, e si fa appunto classe dirigente. Io non penso sia così. Io penso che Rimini ha vissuto per anni un benessere diffuso a portata di tutti, perché bastava prima una saracinesca e eri ricco, e oggi siamo tornati a giocare nel mondo reale. Il mondo reale è dura, è difficile, devi stare al passo coi tempi, ma gli imprenditori ci sono, non sempre sono messi nelle condizioni migliori di operare. Beh, tu hai fatto bene a sottolineare questo discorso, è vero, hai fatto benissimo anche a fare l'esempio che è dettato dall'anno 2010, anni in cui comunque si sentiva la crisi, ma Amati in quell'occasione aveva messo a disposizione un gruppo di imprenditori riminesi che si erano avvicinati alla squadra. Oggi è difficilissimo, come dicevi tu, trovarli, soprattutto perché siamo dentro una vera crisi, per chi non l'avesse capita, però già mettere qualcosina, dare un segnale, esserci, come dici tu, anche senza manifestarlo, questo è importante per proseguire con il calcio e il benessere in città, se così vogliamo dire. Senti Lucio, ma una curiosità, in tutto questo parlare di soldi e tutto quanto, siete mai arrivati anche a definire un progetto sportivo, nel senso, si è parlato, non so, di un allenatore a cori, no, possibile di tuoi? Allora, io l'ho scritto, la mia è stata una fuga in avanti, perché avevo parlato con Grassi il giorno prima di quello che poi è successo, cioè della sentenza. Il giorno dopo sapevo che lui partiva per una vacanza, una breve vacanza con la famiglia, e non era lì. Ho visto lunedì scorso le sue dichiarazioni e ripeto, ho avuto un senso di ingiustizia, non solo quello che tutti i tifosi vivono della retrocessione a tavolino, ma anche verso un uomo che, ripeto, con i mezzi che aveva a disposizione ce l'ha messa tutta per fare bene. Non è che lui si svegliava la mattina e dice: adesso faccio un danno a Rimini. Non conosceva, e non essendo un uomo di calcio, magari ha peccato di inesperienza, ha avuto una reazione, ma ognuno di noi, no, ha difetti, i difetti si correggono, gli sbagli si correggono. No, è comprenderti, io ho scritto passare dalla cartellina errori alla cartellina esperienza, no? Quando tu li hai metabolizzati, gli errori diventano esperienza, e forse te ne danno più le sconfitte, almeno per me umanamente è sempre stato così, che non le vittorie. Guarda, sono belli anche i messaggi che arrivano da qua, tra l'altro tantissimi, addirittura da Bari. Questa sera c'è un tifoso che dice: una città come Rimini merita di più, saluti da Bari. Vi ringraziamo. Effettivamente, Lucio, meritiamo veramente più per la categoria, a parte la categoria, però proprio può, come si può dire. Prego, tutto, però servono i fatti. Allora, lo dicevo prima, il decreto Risolleva Italia, se non sbaglio è stato scritto un mese e mezzo fa. All'articolo 218 sì, se la delega al presidente Gravina per decidere come completare i campionati. Allora, esatto, va bene tutto, anche io dico che hanno fatto una porcheria,
e sappiamo che perché nascono le porcherie. Però si sapeva da un mese e mezzo perché si poteva, cioè capisci cosa voglio dire? Allora cancelliamo, scordiamo il suo passato, no? Come dice a Napoli. Per tornare sul futuro, perché a me di fare i processi mi interessa poco, nel senso che l'amministrazione poteva fare di più, sì, ma ormai la macchina del tempo non ce l'abbiamo, quindi cosa facciamo da domani? Io ho fatto una proposta e ripeto, io non sono nessuno, sono un cittadino e tifoso che ha fatto una proposta. Se qualcuno ha proposte migliori le tiri fuori, ma di sicuro passiamo dalle proposte ai fatti nel giro di poco, perché sennò facciamo lo sport più praticato in città che è quello della chiacchiera libera. Ma toglimi solamente una curiosità, oltre, non so se Grassi si è aperto anche su questo fronte con te, quanto voi avete parlato con lui per proporgli il vostro aiuto, tu in primis, volevo capire se ti ha detto anche che ci sono stati comunque due incontri con altre due curate. Non lo so e non mi interessa, cioè io non sto comprando Rimini, non è che c'ho un concorrente, io rimarrò sempre un tifoso, un ultra da Rimini. Chi lo comprerà sarà, se sarà chi lo comprerà, sarà un nuovo referente da tifoso come per me e per tutti gli altri tifosi. Della veste di imprenditore che aiuta, se ci saranno la serietà e le condizioni per aiutare, ci sarò sempre come sono sempre stato. Cioè, voglio dire, qui non è, io non sono in concorrenza con nessuno, io ho fatto delle proposte secondo le mie tasche, la mia testa e le mie idee. Ok. Le mie tasche non sono le tasche più ricche del mondo, quindi ce ne sono milioni di persone che possono più di me. Io ho ragionato sulla mia realtà e ho cercato di dare un aiuto e cercherò di dare un aiuto. Poi voglio dire, se arriva un nuovo Bellavista, sarò il primo ad andargli a stendere il tappeto rosso. Guarda, è arrivato però un altro bel messaggio. Servono i fatti, come dice Lucio, però con 20 paesani in 2 anni ritorni in Serie B, ma la storia insegna. Solo e sempre chiacchiere quelle in passato, ovviamente, ci vogliono i fatti. Complimenti paesani, tifoso, sponsor e futuro presidente. Grande coraggio comunque. Tifoso, belli, dai, sponsor, belli anche. Presidente, non lo so, ma non sono io il tema. Il mio slogan è passiamo da lì al noi, figurate se ci vado a mettere un altro io. Dopo Lucio dovremo fare un altro tema, però non più quando eri bambino, adesso che sei adulto, dai, e gocciola nuovamente la lacrimuccia. È una delle mie passioni scrivere, quindi non c'è problema. Gabellini, prima di andare da D'Altri e da Zanini, Gabellini, torno su di te, qualche novità sul fronte societario? Lucio non ci sente, promesso. Gabellini, no, ma infatti gli ho chiuso le orecchie. Ci sono le 4 cordate, però non sappiamo che cosa possano avere in serbo, se sono cordate serie o meno, però tutti gli anni a giugno c'è la fila di gente che a parole vuole rilevare i Rimini. Poi bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di dare una mano, di avere un progetto chiaro, perché poi alla fine servono i soldi, ma serve anche un progetto chiaro, e poi comunque sarà il presidente che valuterà. Sappiamo che ben attento prima di accettare una qualche proposta è uno che guarda il pelo e il contropelo, fa i raggi X, e quindi se saranno cose serie forse le prenderà in considerazione, altrimenti penso che la cosa più seria di questi ultimi tempi sia la proposta che ha fatto Lucio e altri imprenditori come lui, perché se gli cominciano a dire dei sì e non dei no, qualcosa potrebbe nascere, anche perché il progetto, il manifesto di Lucio non si ferma solo al calcio. Io penso che Rimini abbia bisogno di ritornare ad essere quella piazza che era numero uno nello sport, nel basket, nel baseball e anche in altre attività, quindi bisogna allargare il giro, aprire alla società civile, alla città, agli imprenditori e anche agli sponsor di fuori, perché possano investire in questa riviera romagnola. Pensare che ci sia un mecenate che da Teramo viene a Rimini per portarci in Serie B, per spendere qualche milione di euro e avere dei grazie in cambio, mi sembra un po' puerile come visione.
Esatto. Può essere chi vuole fare calcio seriamente, questo sì, ma chi vuole fare calcio seriamente prima di venire a Rimini valuta lo stadio, le strutture sportive, i campi, quello che io dico nel manifesto. Cosa significa? Che quando c'è stata Italia 90, Cesena ci ha fatto lo stadio e Rimini la pista atletica, vi ho già detto tutto, no? Cosa significa? Ma chi? Oggi Rimini è schiava della pista atletica, noi non possiamo fare lo stadio del calcio perché abbiamo i soldi del CONI per fare la pista atletica. Allora chiamiamo le cose con il loro nome. Dobbiamo ripartire da zero. Lo stadio, quando, se la mia idea va in porto, forse qualcuno che vuole far seriamente calcio per fare business col calcio, cioè far crescere i giovani, lo troviamo se abbiamo le strutture, ma senza le strutture o uno viene per fare affari o uno viene per fare truffe, scusate, ma non è che ci vuole un genio. O uno viene, la visibilità si trova, uno la cerca a casa sua di solito, è difficile che la voglia venire a trovare. Rimini ha anche delle potenzialità economiche ancora inespresse, c'è da rifare i lungomari, a mio avviso ci sono dei quartieri da Marebello a Riccione che andrebbero fatti di sana pianta con tante di vie che oggi non sono di vie. Ma chi viene a fare quel lavoro lì ti porta anche in Champions League, poi però quando è finito il lavoro torna a casa sua, tanto lo carica il costo, capite cosa voglio dire? Se invece cresce la consapevolezza nostra come comunità, allora quella rimane per sempre, perché diventa patrimonio. Se crescono le strutture sportive e la loro qualità, allora quello diventa patrimonio. E poi può garantire un futuro in maniera... Però Cesena, se fa la scuola tra i B, non è perché solo perché c'ha lo stadio, è perché c'ha una cultura superiore alla nostra. E lo dico con un pizzico di invidia, non invidio mai nessuno. Il Cesena, la bandiera bianconera, per loro è un qualcosa di appartenenza, non è una cosa, ci vado se è primo in classifica, ci vado se. Poi loro, se avessero avuto un quarto della nostra sfiga, forse sarebbe per vedere se più tre mani. Però, ecco, chi deve far crescere la consapevolezza di una comunità? È come... Noi. Chi deve smettere di litigare? Chi noi riminesi in questo caso. Però su tutti i discorsi, io infatti aggiungo una cosa, che il presidente Grassi l'ha sempre visto come modello, però il tuo discorso non fa una piega, perché se tu pensi, due piccoli miracoli calcistici, Pordenone e Cittadella, che oggi fanno entrambi la Serie B, quindi mia una moglie, città... Mia moglie è di Pordenone, quindi lo conosco bene. Ok, benissimo. Quindi Friuli e Veneto, quindi Pordenone e Cittadella, sono due realtà con tutti imprenditori locali del posto che hanno creato questi due gioielli, questo miracolo calcistico, fino ad arrivare alla Serie B, e hanno fatto un progetto stile quello che tu stai proponendo a Rimini, degli imprenditori del posto, che hanno fatto bene la città. Daniele, c'è solo una differenza, che stiamo parlando del territorio più ricco d'Italia. È vero. Però anche noi eravamo la città più ricca, che tutti quanti ci invidiavano in Italia. Qualcosa abbiamo perso per tanti motivi. Eravamo la realtà più importante d'Europa prima che cadesse il muro di Berlino, prima che arrivasse internet, prima, perché sono già passati 30 anni. Ma tu hai ragione. Anni d'oro, sono io qui. Finisce simbolicamente nell'89 con le mucillagini. Quell'89 è uno spartiacque epocale dal punto di vista storico, perché cade il comunismo e cade il muro di Berlino e si aprono le destinazioni del mezzo mondo. Nel 90 nascono i villaggi olimpici col trasporto incluso, cioè è ora che prendiamo atto della realtà. Noi oggi non siamo più la capitale delle vacanze, questo è un dato di fatto, ma non perché è un dato di fatto. Dobbiamo riconquistare. È vero, la politica non è stata al passo dei tempi, non ha investito. È vero, Lucio. Non voglio dare la colpa alla politica, è il sistema nel suo insieme. Oggi io sento ancora qualcuno che dice dobbiamo puntare sul turismo familiare. Faccio nomi e cognomi, Giorgio Mussoni di Osi, no? Tanto mi piace fare i nomi e cognomi. Giorgio Mussoni ha una spiaggia di proprietà e rappresenta i bagnini in concessione demaniale.
Già questo sarebbe un paradosso in termini, no? Ma dove sono le famiglie che vengono a Rimini? Ma perché devono venire a Rimini? Solo il fatto di poter andare al sole a gennaio è una cosa che non esisteva fino all'89, ma è un dato di fatto, è un competitor che tu hai. Allora negare questo e dire dobbiamo tornare agli anni 70, sì, va bene, io sono mio nonno, bisogna la realtà analizzarla, allora trovi le soluzioni. Se invece non l'analizzi, non le troverai mai e continueremo a girare a vuoto. Anche questo è vero. Questo è il pragmatismo, Roberto, che mi piace i problemi aggredirli. Roberto Dalti, una considerazione tua, se ce l'hai, una domanda per Lucio. Sì, una sì, domanda sì. Allora, Lucio sa di troppe cose e quindi io lo voglio riportare proprio all'origine di tutto il discorso, perché ci sta dicendo delle cose molto interessanti anche sul turismo, ma lì ho l'impressione che lui ne sappia un po' troppo per noi. Quindi io voglio ritornare al calcio. E quello che mi incuriosisce molto è che io ritengo che sia anche un punto nodale della questione questo. Quando lui ha parlato della sua idea a Giorgio Grassi, cioè quando gli ha esposto quello che vuol fare, cioè qual è stata la reazione di Grassi? È stata la reazione di chi ancora non sapeva di essere processo a tavolino e quindi non poteva che vedere di buon occhio un coinvolgimento. Nessuno, è normale che quello che è successo il giorno dopo ha costretto me a una fuga in avanti, perché io prima dovevo discutere in tutti i dettagli il mio progetto, che non è ancora stato discusso in tutti i dettagli. Ma siccome ribadisco il concetto, io non devo comprare Rimini, quindi non è che devo chiamare il notaio, io devo portare in dote a Rimini dei danari, ma li voglio portare, visto che a me li danno sulla fiducia della mia persona, devo avere solo la certezza di non fare quello che devo garantirgli, almeno dal punto di vista morale, e per garantirgli vuol fare un buco nell'acqua, insomma. No, io penso che con Giorgio mi sono già confrontato e non ci sono problemi, non penso ci saranno problemi, però se devo dire le cose come stanno, è successo tutto così in fretta, compreso, ripeto, la mia fuga in avanti che non era prevista, ma l'ho voluta fare per dare un attimo di sollievo, perché è stato un colpo bruttissimo quello che mi ha subito. Da domani iniziamo a parlare, però non, ripeto, a differenza di uno che vuole comprare, io non devo comprare niente, io devo e voglio sperare che questa città abbia un futuro, a partire, e il futuro lo vedo se diventiamo comunità, e il primo esempio e unico che conosco di comunità lo rappresenta lo sport. Noi dobbiamo costruire un modello che poi, se darà i risultati, diventerà modello per gli altri sport. Non dimentichiamocelo che abbiamo un Viserba Volley dell'amico Babbi che ha dovuto rinunciare alla Serie A. Una squadra che è il Real Madrid del baseball europeo, no? Che sono i nostri pirati, che come con Bellavista, finito l'uomo, finita la storia. Sì, allora qui vuol dire che non esiste un senso di appartenenza, o se esiste, ne esiste troppo poco. E quindi dobbiamo lavorare su quello. Noi, da tifosi, da cittadini, da imprenditori, ma ripeto, la politica prima di noi, o assieme a noi, non dopo, perché questo siamo arrivati a uno snodo focale, serve l'impegno di tutti. Sono d'accordo. Roby, se hai un'altra domanda, se no passo a Massimo. Roberto Dalti. Ok, Massimo, prego. Diciamo che la scaltrezza imprenditoriale qua si vede, si nota tutta e ne sa parecchia, come diceva Roberto Daltri. Io ho due o tre domande solamente in una. Allora, qual è il punto di partenza, da dove partirebbe questo Rimini oltre che Grassi? La seconda cosa, qual è l'evento, visto che è una persona che sa creare eventi, qual è l'evento che porterebbe a Rimini e anche per Rimini Calcio all'interno dello stadio, all'interno delle situazioni che si possono creare, insomma. Io domando, allora, magari al di fuori, ma purtroppo mi
No, la prima che ho fatto è... Ho perso la prima. Da chi partirebbe? Da chi partirebbe? In che senso? I 20. Ah, gli 20. Non so, sì. Vedi, io ho diverse società, ho un ristorante, ho un albergo che dove ho iniziato la ristrutturazione adesso, col Coconut, ne ho più di una, adesso non mi conosco tutti per il Coconut, perché è quello che, però faccio tante cose e ho tanti progetti. Uno dei lavori che faccio, una delle società che ho, cura l'organizzazione di eventi, ma può curare e continuare a curare i suoi eventi che producono, e posso dare, oltre ai pochi soldi che posso, l'esperienza per creare un ramo d'azienda all'interno della Rimini Calcio che, in uno stadio in concessione, che non si deve scontrare con la finalissima tra il bar Pinco Pallino e il bar Zeta, o tra la Scapoli Ammogliati, ecco, in una cosa dignitosa, perché per far calcio servono delle cose dignitose. Un Roma Neri che con Bella Vista faceva la Serie B, e il giorno prima che te ti giocavi la salvezza c'era, o la promozione, c'era Scapoli Ammogliati, ti capisci, no, cosa voglio dire? Allora, da un presupposto serio che lo stadio in concessione, allora io che non ho mire sulla Rimini Calcio, se non quella che sopravviva e cresca, come organizzo 3 concerti sulla spiaggia libera di Rimini, dico, ma ne facciamo 3 anche allo stadio, e quello che si guadagna diventa un fondo per finanziare il calcio. Non è che chiedo pagatemi, perché no, si può fare, cioè ce ne sono 1000 da fare. Io quando mi siedo a tavola con degli imprenditori, io stasera ero già un grande imprenditore, parte di quel rientro degli imprenditori, sì, ma io ero seduto a tavola con un imprenditore, quando ci mettiamo a parlare le idee vengono fuori come sembra fanno il fumo, no, da quanto ci sono, ci vorrebbe uno a fare gli appunti. È certo che devi mettere le persone nelle condizioni di produrre. Oggi viviamo un'epoca dove veniamo messi nelle condizioni di morire, semmai, non di produrre. Parlo in generale come categoria degli imprenditori. Io ho diviso quello che avevo sui conti correnti con 12 persone che devo mantenere, che aspettano ancora la cassa integrazione. Ma di cosa stiamo parlando? Appunto. Capite cosa voglio dire? Questo Stato è diventata la quinta potenza industriale del mondo perché c'era la libertà di impresa. Allora, si fa tutto. Io sono abituato che si fa tutto. Certo che devi permettere di fare. Se è più importante poter dare lo stadio Roma Neri alla partita Scapoli Ammogliati che non che cresca un progetto comunitario, allora continuate a dare la partita Scapoli Ammogliati. Mi trovo assolutamente d'accordo. Roberto Gabellini, ti concedo nuovamente la parola. Altre domande per Lucio? Prego, Roby. Sì, sì, sono qua. Cioè, il progetto è affascinante e io spero che venga sposato dai riminesi, dalle aziende, perché rilanciare il marchio Riviera di Rimini è estremamente importante e attraverso lo sport poi raggiungere tanti obiettivi che possono poi rilanciare il lavoro nella nostra realtà. Se noi continuiamo invece a non essere moderni, a non anticipare il futuro, siamo costretti a andare a vedere la partita Scapoli Ammogliati o la terza categoria, dove ci sono veramente in terza, seconda categoria gente che è appassionata, che però accontenta il paesello, accontenta la frazione. Dobbiamo cercare di creare un mondo più allargato alla provincia, eccetera, e legarci anche alle società viciniori, proprio per creare un settore giovanile come si deve, che possa consentire di crescere. E nello stesso tempo sia le autorità che l'imprenditoria deve farsi carico di un progetto ambizioso che riporti Rimini ad essere la capitale europea del turismo, ma non solo del turismo, ma soprattutto un modello di un nuovo marchio, diciamo, un marchio di innovazione, un marchio devi anticipare gli altri, e per farlo ci vogliono le idee. Le idee portano soldi se vengono
consentite, se l'amministrazione è duttile e se l'amministrazione riesce a farsi interprete di queste necessità. Non si vive di solo pane, diceva uno, quindi a noi piace anche un po' di vino, perciò annaffiamolo bene questo campo, questo stadio Romeo Neri, con lo champagne, con il prosecco, eccetera, e cerchiamo di veramente dare un ruolo a questa città che può fare, questa città che fa quadrato, può fare veramente tanto. Lucio, sei pronto? Mi è appena arrivato un messaggio di un amico, se ti va, tre puntini, parliamo della Rimini di Calcio. Questo è l'entusiasmo, pensa me, questo è il senso di appartenenza. Questo non è business. Io il business, vedete, quando andai in comune e chiesi di organizzare la Molo Street Parade, sapete cos'è, no? La Molo Street Parade, l'evento che si fa qui. Il comune lo organizzava, la prima edizione la organizzò il comune. Io da privato faccio questo lavoro, chiamai Skin, la cantante londinese, e la presenza di Skin trasformò la Molo da una festa di quartiere, come poteva essere, a essere un evento di carattere sicuramente nazionale. Quando andai in comune, dissi, avete speso 10, dico una cifra a caso, ma avete speso 10, non c'era la sicurezza, non c'erano i buttafuori, non c'erano i bar, non c'erano le strutture, non c'erano i bagni pubblici. Crescerà quel costo di 10 e facendo un rapporto oggi costa 40, non più 10. Io dissi, invece che dare che spendere 10, datene 2 a noi di contributo. E così è stato. Da 2 anni non prendiamo nemmeno quei 2 di contributo. Questo voglio dire, no? E sembrava che gli eventi, se non c'era il pubblico, non si facevano gli eventi. No, esiste anche un modo di fare gli eventi. Mi trovi assolutamente d'accordo. Però il calcio, insomma, ci sono i modi, si trovano. Guarda, è arrivato un altro bel messaggio, visto che parlavi di messaggi con i tuoi paesani. Ho la netta sensazione che a Rimini torneremo a divertirci. Speriamo bene con questo progetto finalmente molto ambizioso. No, non è un progetto ambizioso, è un progetto con i piedi piantati per terra. Era ambizioso se arrivavo qui e dicevo l'anno prossimo andiamo direttamente in Serie B. Non mi sembra di aver detto questo. Se arrivavo e dicevo ho 2 milioni di euro nella valigetta per fare la squadra più forte del campionato, allora non, ma non li ho, no? Ho qualcosa che secondo me una volta impostato dura di più, no? Di 1 milione di euro. Di coltivare la passione, se così vogliamo dire, di portare i riminesi allo stadio, di fare Rimini, se possibile anche dare e rimanere con i piedi per terra. Io credo che sia questo quello che tu hai detto questa sera. Le mie aziende le ho costruite un passo alla volta e ogni passo ha richiesto un sacco di lavoro. E conosco il modo per crescere, non conosco le scorciatoie, non conosco, però so che il lavoro paga, so che le idee pagano, so che la passione paga e soprattutto so che il cuore viene percepito dalla gente, questo è sicuro. E col reddito di cittadinanza si fa solo l'elemosina, invece se tu devi offrire lavoro, devi dare lavoro e quindi prospettive alle persone. Beh, quello è poco, ma sicuro. Allora, Roberto, vorrei interpellarti a te, Roberto Gabellini. Quindi allora, ascoltando anche il messaggio di Luca, cerchiamo di trovare una soluzione che sia univoca, visto anche la loro iniziativa. Allora, Grassi, lo perdoniamo questa sera, perché comunque è umano, accettiamo quello che ha fatto, sperando che possa ritornare sui propri passi, ma da quello che sto capendo... Grassi andrà avanti con il Rimini Calcio. Io ho solo detto che ho trovato una persona che ha avuto sollievo dalla solidarietà manifestatagli. Non ho detto che Grassi ancora non mi ha comunicato una decisione. Beh, noi Grassi l'abbiamo anche difeso sul piano dell'onestà, della trasparenza, l'abbiamo difeso in tutte le trasmissioni. Poi ovviamente abbiamo sottolineato degli errori, come ha detto Lucio, come avete detto voi, come abbiamo detto in questi mesi noi, però Grassi comunque ha creato una società pulita che è un fiore all'occhiello
nel panorama calcistico italiano. Quindi questo bisogna dargliene atto. Poi ovviamente si è imposto pensando di poter comprendere il calcio professionistico, però non era il suo pane, e quindi abbiamo cercato in qualche maniera di sensibilizzarlo. Lui ha tirato dritto, i palloncini non hanno più continuato a volare, a parte la crisi eccetera, e sappiamo anche che lui ha un'azienda che ha bisogno di ripartire. Mi ha detto l'ultima volta che l'ho sentito, mi ci vorranno 2 anni per poter tornare ai livelli di fatturato attuali, quindi è giusto dargli una mano, come è giusto che lui si circondi di persone capaci sotto l'aspetto organizzativo, e quindi creare anche una squadra con tecnico, direttore sportivo eccetera, che possano guardare avanti, oltre, investire nei giovani e quindi dare di nuovo entusiasmo. Cioè, non chiediamo di vincere il campionato noi giornalisti, chiediamo però di vivere una stagione di vita che sia tranquilla, ecco. Anche perché faccio un'ultima considerazione a cappello di quello che dice Roberto. Sì. Se è vero che la Serie C è l'unico campionato in rimessa, cioè dove bisogna coprire un disavanzo, sì, è altrettanto logico che nel momento in cui si sono prese le misure, si è tarato, si è investito, si è messa in sicurezza comunque quella Serie C, che è un patrimonio comunque rispetto ai dilettanti, sì, chi non vorrebbe andare su? È certo che vanno fatti i conti, ma oggi il primo obiettivo è garantirci la Serie C e viverla magari togliendosi qualche soddisfazione, che non è come l'abbiamo vissuta negli ultimi 2 campionati. Quello è poco ma sicuro, anzi dirò di più: se Rimini verrà riammesso in Serie C con la riformula che verrà fatta sicuramente non da subito ma il prossimo anno, si rischierà di rivivere la Serie C che hanno vissuto le squadre quando è stata abolita la Serie C2, ovvero le prime 8, le prime 6 si salvano per poi creare una Serie C unica con un girone da 20 squadre. Quindi non dirò di fuori. Mi viene in mente Checco Zalone nel film che fa il giro del mondo perché devono chiudere le province, e poi ritorna e dice: pronto città, la provincia tua sorella è la città metropolitana. Cioè, è un po' uno sport italiano questo di cambiare per non cambiare, no? Perché di cambiare la Serie C2 non era sicuramente un campionato accattivante, questa Lega Pro lo è di più. La riforma secondo me non sta nel tornare al C2, perché sennò è il gioco dell'oca, no? Cioè, la riforma è fare una riforma. Il problema della Serie C è il costo contributivo del professionista, defiscalizzare, quindi va defiscalizzato. Solo che qui, appena parli di questi temi, cioè, la Spagna per anni ci ha rubato calciatori, no, noi abbiamo avuto un decennio tristissimo per la nostra Serie A, perché anche gli italiani andavano all'estero. Grazie a quella, all'estero i 50 milioni di stipendio erano 65, in Italia erano 102, e te credo che vai all'estero. Cioè, quando dico mettere le aziende, gli imprenditori nelle condizioni di operare, intendo questo, perché se c'è una visione d'insieme, o meglio, se c'è una visione che chi amministra dovrebbe essere la patente per amministrare, se tu scoraggi o mandi via un imprenditore, crei un buco al bilancio. Questo è perché il bilancio non, le entrate non arrivano dal cielo, arrivano dal lavoro di chi intraprende, perché il lavoro dipendente o il lavoro pubblico si paga con le tasse dei privati. E lo stesso discorso va applicato al calcio. È inutile fare la C2 dove falliscono poi 100 società, adesso non conosco nemmeno la riforma nel dettaglio, però il tema è defiscalizzare il costo del lavoro, nella fattispecie dei contratti professionistici. Esatto. Massimo, torno da te, abbiamo ascoltato anche il discorso, la proposta questa sera, è sicuramente quella di riportare i tifosi anche allo stadio e soprattutto ricomporre una società con gente che voglia bene al Rimini. È la strada giusta, Massimo? Vorrei anche la tua opinione da uomo di calcio, da uomo di campo.
ma secondo me, io in qualche trasmissione fa, insomma, abbiamo già detto che per risparmiare qualche soldino ci sono le possibilità. Tra queste situazioni ci sono quelle di chiamare a sé i giocatori del territorio ribinese per varie sfaccettature. Prima di tutto perché non devono andare a fare il meglio in altre realtà dove molti giocatori sono accasati appunto in altre realtà e stanno facendo molto bene il loro percorso. Quindi farlo con la propria maglia, secondo me, è la cosa migliore. La seconda cosa sono i costi, come dicevamo adesso, facevamo dei discorsi sui costi, no? Quindi il ragazzo che non devi dargli vitto e alloggio, sicuramente già già ti costa molto meno. Ricordiamo che Rimini in questi anni, insomma, ha fatto tanti ragazzi da fuori sede, per cui chiaramente i contratti crescono a dismisura. Poi ci sono tutte quelle situazioni che abbiamo detto prima, insomma, i campi del settore giovanile che vengono presi oltre 100.000 euro, perché poi dopo ci sono tutte le trasferte da iniziare. Se poi i protocolli quest'altro anno, ragazzi, dovrebbero essere gli stessi, una trasferta con un pullman si fa con tre pullman, non si fa più con un pullman solo. Quindi speriamo che il calcio... Speriamo di no, perché non c'è più la vita, cioè. Speriamo che il calcio, però sono tutte sfaccettature, speriamo che insomma questa situazione si vada a regolarizzare, però la situazione per poter risparmiare in questo calcio c'è, non sono così tanto evidenti quanto potrebbe essere il non pagare i contributi così tanto onerosi e... Insomma, Rimini comunque sia, abbiamo già detto più volte, ha bisogno di una casa dove possa allenarsi con tutto il settore giovanile, se possibile, ma questo non vale solo per Rimini, quindi società Rimini, per tutto il territorio riminese, perché ci sono tante realtà di tanti che hanno la possibilità di mettersi in mostra attraverso il Rimini, e soffre già nelle loro realtà piccoline, che possa essere la Stella, che possa essere... quelle situazioni qui attorno. Ecco, è quella cultura che a Cesena probabilmente è un po' più spiccata. Io sono targato RN, quindi devo guardare quello che il comune di Rimini offre al nostro territorio. Io spero che anche l'amministrazione possa dare una mano. Voglio ricordare che il presidente della regione qualche tempo fa è venuto giù in comune e ha promesso che ci sono 300 milioni di euro per lo sport. Spero che magari arrivino. Ecco, spero che non arrivino come quello che diceva prima, che insomma la cassa integrazione ancora non è arrivata. Spero che i soldi arrivino in qualche modo, ecco, e che l'amministrazione sia pronta con un progetto. Beh, ce lo auguriamo, ci mancherebbe altro. No, ma Roberto D'Alti, scusa, se... Prego, Lucio. Non volevo tirare la croce sull'amministrazione, cioè però mi piacerebbe stimolarla l'amministrazione, ma condanno, cosa voglio dire? Che l'amministrazione, soprattutto nel primo mandato di Gnassi, ha fatto un lavoro per l'identità riminese, e parlo del recupero di buona parte del patrimonio artistico, no? Della sua fruibilità, dal castello che era affogato in un parcheggio alla Porta Gagliana, che oggi ammiravo, bellissima, e che è stata portata fuori terra. Il sindaco, da questo punto di vista, che questo è un tema identitario a cui io tengo molto, ha fatto. Quel percorso non deve fermarsi. Vanno bene i monumenti, va bene il centro storico, ma poi la comunità è fatta di uomini, donne, bambini, persone, in carne ed ossa. E va stimolato, perché poi i bambini devono poter giocare, devono avere la possibilità. Quindi, il mio vuole essere uno stimolo, magari lo dico in maniera un po' rude, ma è uno stimolo sempre. No, ma io il punto in questo, cioè non vorrei che si creasse un campo di plastica poi diventato in legno, e poi adesso non è neanche né plastica né legno, ecco, per esempio, ecco, questa è un po' di attenzione in più, ecco, questo sì. È quasi un campo bomba. Sì, esatto. Roberto D'Altri,
si sente questa sera il tifo biancorosso, no? È un progetto che comunque coinvolgerà tutti, finalmente possiamo dire, qualora andasse in porto. Tu cosa ti senti dire, in virtù anche della tua esperienza da giornalista, perché molte volte Lucio prima faceva riferimento anche alla realtà con un po' di invidia del Cesena, tu è una realtà che conosci molto bene vivendo a Gambettola. Ma sai, adesso fare i riferimenti con Cesena è difficile, perché sì, può essere vista come modello, però se noi parliamo della cultura del calcio che ha Cesena, dell'attaccamento che ha Cesena, non è una cosa che si possa creare in un anno, due anni, tre anni, ma ci vuole del tempo, ci vuole molto tempo. Guarda, io l'ho già raccontato tante volte questo fatto, e lo riracconto un'altra volta. Due anni fa, quando il Cesena è fallito, è ripartito dalla Serie D, eccetera, la società si era data l'obiettivo di arrivare a 5.000 abbonamenti, e a me sinceramente già mi pareva un obiettivo un po' troppo ambizioso. 5.000. Un giorno parlai con un tifoso e mi ha detto 5.000 abbonamenti, ma non scherziamo, saranno molti di più, 8.300 abbonamenti in Serie D. Quindi è giusto guardare al modello Cesena, ma guardo al modello culturale, cioè Cesena è quello, non solo per la cultura calcistica. No, ma ha ragione. Nel Medioevo una comunità si chiamava Castelli, e il nostro castello era uno dei sette castelli del G7 dell'epoca, dove c'era il Papa, il Signore di Milano, di Firenze, e c'era il nostro Sigismondo. Era espressione di un territorio, il castello. Oggi non c'è più il Medioevo, non sono più i castelli, c'è la squadra di calcio, è l'espressione del benessere di un territorio. Cesena lo riesce ancora a esprimere, pur tra qualche difficoltà che fino a ieri non aveva, non solo perché ha Tecnogym, che è un leader mondiale nel suo settore, perché ha Orogel, lo ha tante altre realtà industriali. Amadori. Ma perché Cesena non è andato per 70 anni a vedere le rappresentazioni teatrali al Cinema Astra, è andato al Teatro Bonci. Noi siamo stati per 70 anni con un teatro all'italiana dell'Ottocento distrutto. Ecco, allora quello fa sì che ci sia senso comunitario. Purtroppo è stato calpestato, già noi siamo particolari come razza noi rimini, ma poi non è stato coltivato per nulla. Quindi a Agnassi gli devo dare il merito di aver recuperato un teatro, di aver recuperato una parte dell'identità di cui prima un riferimento. Ecco, poi dopo di lì, da quel senso comunitario, da quel senso di appartenenza, viene fuori di conseguenza anche il calcio. E non è una cosa che, non è uno switch, non è che tocchiamo un interruttore e si accende, è una semina. No, poi voglio dire una cosa, Lucio, se mi posso permettere di usare il nome di battesimo. Cesena, e lo ha visto anche Daniele, io l'anno scorso poi l'ho visto anche in un'altra occasione ancora più forte, ha uno stadio che ti invita ad andare alla partita, perché non ci sono più le barriere, tutto lì stretto. Io l'anno scorso sono andato a vedere una partita degli europei under 21, Romania e Inghilterra, tra l'altro ho dovuto prendere il biglietto in curva, sono capitato in mezzo ai tifosi romeni, cioè io vi dico, è stato uno spettacolo, a parte la partita che è stata vincente, ma è uno spettacolo, perché questo, cioè lo stadio di Cesena, specialmente di sera, è una cosa incredibile, è uno spettacolo, vi giuro, è stata una cosa incredibile. E quindi Rimini, purtroppo, dal punto di vista dello stadio, bisogna dirlo, ci sono mille, non ci siamo. A Rimini abbiamo dai 1.000 ai 3-4.000 tifosi, diciamo, che possono venire allo stadio. Poi ci sono quelli che invece comprano uno spettacolo, e sicuramente a Rimini comprano uno spettacolo indecente, ma non per quello che esprime il campo, per il fatto che non lo possono vedere dalla tribuna centralissima dove vado io. Non vedi la fascia laterale perché c'hai due panchine davanti. Dalla curva
e io sono uno che è cresciuto in curva, mi piacerebbe, ma se non altro per bere una birra, poi dopo entrano in gioco anche delle diavolerie normative fatte per combattere la violenza negli stadi, e lì ci mettiamo il peggio che stiamo assaporando in questi giorni della burocrazia italiana. Cioè io scopro una volta, ho l'abbonamento in centrale, ma i miei amici vanno nei distinti, facevo il biglietto dei distinti, pagavo due seggiolini, andavo a vedere, non lo puoi più fare. Queste sono follie da parte di polizia, cioè queste sono cose che bisogna ritornare alla ragione. Abbiamo detto che bisogna dare gli stadi alle famiglie, questa era la retorica su cui hanno fatto certi provvedimenti. Io con mio figlio faccio fatica ad andare allo stadio delle volte, perché figlio, ma sai che te da controllare, scusate il dialetto, cosa devi controllare? No, ma si capisce bene. No, sei in uno stadio da 80.000 persone, siamo quelli lì e file chilometri, ma ragazzi, ma il servizio è anche quello, va risolto anche quel problema lì. Comunque, siccome spesso nell'ironia c'è un grande fondo di verità, ogni volta che c'è a Cesena lo scontro fra Cesena e Rimini, nella curva del Cesena appare sempre lo stesso striscione contro la curva del Rimini. Benvenuti in uno stadio vero, cioè proprio perché ogni volta i tifosi del Rimini. Però io voglio dire un'ultima cosa. Lucio comunque la ricetta ce l'ha già in tasca, perché lui ha portato Skin, l'ex cantante degli Skankanensi, alla Molo Street Parade. Se lui porta l'equivalente di Skin a Rimini nel calcio, il botto è già fatto. Insomma. Non ha risposto Messi, non ha ancora risposto. Perché chiudono le chiese, non ci sono più le mezze. Vabbè, però portare Skin a Rimini non è mica un colpo da poco, insomma. È un colpo fattibile anche per me, il corrispondente nel calcio non penso per me sia fattibile, ma bisogna era una battuta. Lo so Roberto, era una battuta, però si possono creare delle sinergie, si possono creare delle contaminazioni anche tra mondi diversi, tra la musica e il calcio. È vero. Le strade da percorrere è vero. Non serve spendere 39 milioni, perché qualche anno fa, e io me la ricordo a memoria, si giocò Rimini-Foggia, era il marzo del 2005, e noi ci giocavamo la promozione in Serie B con Bellavista. Si iniziò a discutere di stadio. Allora, all'epoca noi avevamo sulla superstrada di San Marino un terreno che nel piano regolatore era sportiva, quindi potevi iniziare i lavori dopo penso 60 giorni, tempo di farli delibere. Avevamo invece il vecchio Romeo Neri, che come sappiamo ha sopra un vincolo da parte del CONI per la pista atletica, ha dentro una Libertas come polisportiva che giustamente fa meritoria attività, e abbiamo un altro vincolo che è quello dello stadio del Littorio, cioè è quello della sovrintendenza per i beni artistici e culturali. Si fece un referendum fuori dalla tribuna centrale, me lo ricordo, fuori Rimini Foggia 3-1, dove si diceva ai vecchi tifosi con la bicicletta: dove volete lo stadio, qui o da Ghigi? Mi sembrava, cosa volete libero, Gesù o Barabba? E di lì è venuto fuori che i tifosi volevano lo stadio a Roma Neri, che io sinceramente preferirei, perché penso che poi giocare in quegli stadi come a Reggio Emilia, no, che vai, sei in 2000 e 38.000 seggiolini vuoti, non sia nemmeno bello. Ma Rimini, per fare quello stadio nuovo che dicevano a Roma Neri, venne fuori un preventivo di 39 milioni di euro, perché dovevi prendere il terreno dalle Ferrovie dello Stato, poi dovevi costruire impianti di atletica, poi dovevi indennizzare, insomma. Io vado a Modena, Modena aveva fatto quello stadio lì che fece la Serie A, Braglia, aveva 21.000 spettatori se non sbaglio, o 22, 20.000. 28 e aveva speso 13 milioni di euro. Allora, perché a Modena 13 milioni e a Rimini 39? Il perché è una domanda retorica, lo sappiamo tutti.
perché si era veicolata la decisione sull'opera più costosa. Allora, noi oggi non abbiamo bella vista, dobbiamo ripartire dal basso. Lo dico, una curva dietro la porta in cemento, eventualmente un domani quando va via l'atletica gli metti due pezzi che adesso sono pista d'atletica, gli rimane fruibile. I distinti basta coprirli per adesso e completarli, perché sono troncati a metà i nostri distinti. E sarebbe già una piccola bomboniera dove puoi portare un figlio senza che tua moglie si incazzi perché lo tieni sotto l'acqua. Sarebbe già un'altra cosa, comunque. È una base, se no di cosa stiamo parlando? Perché qui sono tutti bravi, no? Con quello degli altri, ma iniziamo a guardare ognuno in casa sua. Allora, gli imprenditori facciano la loro parte, Grassi la sua l'ha fatta, si migliora, ma c'è un requisito, che il calcio così è buttare i soldi nel posto. Allora, il calcio va fatto crescere, come il basket, come il baseball. Ci vuole una politica sportiva e dell'impiantistica. È vero, politica sportiva, su questo penso che sia d'accordo. Massimo, tu ne sai qualcosa, perché comunque più o meno la stessa situazione l'hai vissuta anche in quel di Bellaria, eh? Beh, ma è tutto il mondo e paese, insomma, non cambia nulla. Si cambia Roberto. Cosa che dovrebbe avere un briciolo di amor proprio e di tradizione tra Bellaria, con tutto rispetto per la bellissima cittadina di Bellaria. Esatto. Roberto Capellini? Noi qui siamo sotto l'acqua, sta piovendo, e si vede attraverso il motor, e quindi se andiamo verso la conclusione, oppure chiediamo Paesani se ci porta due giocatori e come si deve a Rimini per la prossima stagione. Tanto qui vengono d'estate, da tutte le parti, quindi vengono i giocatori ci vengono anche a piedi, perché stanno c'è un progetto serio. Se c'è un progetto serio, le società di Serie A te li danno anche a gratis o ti pagano. L'importante è che ci sia un progetto serio, non che quello che c'era prima non era serio. Quello che c'era prima manca uno o due ingredienti e poi... Ciò rideva troppo. Quello di prima sorrideva troppo, non era... va bene ragazzi. Allora, io intanto voglio salutarvi, Roberto e Lucio, vi ringrazio per questo collegamento direttamente dal Coconuts di Rimini, grazie veramente di cuore a tutti e due. A voi. Abbiamo dovuto utilizzare il mio computer perché con l'altro non riuscivamo a collegarci. Va benissimo, di essere in posti diversi, non volevamo far finta che eravamo uno da una parte e uno dall'altra. Mi ha fatto piacere conoscervi e spero di rivedervi presto con buone notizie. Vediamo qui. Dai. Incrociamo le dita. Grazie anche a Massimo Zanini. Grazie Massimo. E grazie anche a te Roberto Dalti. Grazie ancora di cuore. Buona grazie. Serata a tutti. Buona anche serata. Noi ci vediamo lunedì prossimo sempre dalle ore 20:30, 20:45 qui su VGA Tele Rimini, anche in diretta Facebook sulla pagina di Sport Up di Calcio di Rigore. Buonanotte a Daniele Emanuele. Grazie.